Era Loris, vuole che vada a Roma stasera per una cena. Ma il lavoro, per il lavoro che ti ha trovato il bicicletta. Sì, ma lui non c'entra più niente. Vabbè, che vuoi fare allora? Sono indecisa. Magari staccare un po' mi farà bene. È la coppia con la mia dedica. Come ha fatto dalla panchina del Good Crossing a finire qua? Che cos'è, un libro? Mm-hmm. L'avrà dimenticato qualcuno. Mi piacerebbe tanto sapere chi. Ma piantala ad arrampicarti sugli specchi. Scommettiamo che anche la prima persona che entra da quella porta riesce a cantarla meglio di te. Scommettiamo. Volevi provare la prima arrivata? Eccola qua. E beh? Guarda, quasi quasi... No, no, per piacere. Sono venuta solamente a portare queste foto. Poi ho altre consegne da fare. No, ma vai a cantare. Il dottor Sartori non vede l'ora. Flavia, basta. Non possiamo perdere una giornata per i tuoi capricci. Quindi adesso vai di là e torna a provare. Tieni, dai, vai a cantare. Sentiamo come canti. Beh, cosa c'è? Oh, non te la senti? Flavia, basta. Me la sento benissimo. Carmen, ma che dici? Che va bene. Voi mi avete proposto di cantare? E io accetto. Brava! Sarà un successo. Vediamo un po' se quest'uomo misterioso ha lasciato qualche traccia. Oddio, potrebbe anche essere una donna. Certo, con la mia sfortuna. Disse la volpe, io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell'altro. Ma non ci posso credere, ha scelto le mie pagine preferite. La volpe che vuole essere addomesticata. No, no, allora è un uomo, ti prego, deve essere un uomo anche super sensibile. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile in loro. Zucchero? Vuoi zucchero nel caffè? Ah, no, 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 grazie, che già una volta quotidiana con la bilancia qui. Vabbè, dai uno. È che è proprio amaro, non lo mando giù. Senti, tutto a posto? Ti vedo un po' stralunata. Io? No, no, tutto a posto, eh. Sono così quadrata, razionale. Posso farle una domanda? Allora anche il vulcano è un punto nella rete del Book Crossing? Eh? Io non... Che cos'è? Il Book Crossing è un'iniziativa per lettori che amano diffondere il desiderio di leggere. Ah, è una specie di biblioteca circolante. Non esattamente. Allora, chi aderisce all'iniziativa libera un libro che ama moltissimo. Mm. Cioè, lo porta in un punto dove altri lettori lo possono leggere, scriverci sopra quello che pensano, poi questi lo rimetteranno in un altro punto e così via. Ah, ma sai che non è niente male l'idea di questo cross? Book Crossing. Non sarebbe difficile fare dal vulcano un punto segnalato. Basta un computer, una connessione a internet e il gioco è fatto. Beh, sai, mi piacerebbe molto. Per i clienti sarebbe una novità. Già, ma poi il computer chi lo usa? Beh, se l'è interessata ci penso io, non si preoccupi. Senza amore si può fare, senza amore puoi barare. Cosa resterà? Eccola lì la prima arrivata. Soddisfatto? Certo, ne sta prendendo di stecche. Ma che t'ha fatto? Era necessario metterla così in imbarazzo? Ah, che male c'è a farsi due risate? Ti ricordo che oltre al tuo divertimento esistono anche dei costi di registrazione. Quindi ora torna di là e vai a provare. Va bene. Aspettate un attimo. Senza amore cos'è? Innamorati di me, senza chiederti perché.
per questo amore. Innamorati di me, anche se l'amore a volte ti fa male. Oggi abbiamo fatto la prova della trasmissione, mi sono incasinata totalmente. Ma stai tranquilla, è soltanto il primo giorno, mica puoi pretendere che... Oh, l'hai consumato sto telefono, posso parlarci anch'io? Ma chi è, Viola? Mi sta riempendo di domande. Ma ha preso per sfinimento, guarda, aspetta che metto in viva voce. Ele, Ele, ho letto un articolo sulla tua trasmissione, pare che sia l'evento della stagione. Beh, siamo in autunno? Ecco, allora sarò in perfetta linea con la stagione, una frana. Dai, che sei bravissima, ma devi crederci tu per prima. Senti, io posso pure crederci, il problema è farci credere gli autori. Dopo la mia prova hanno fatto una faccia. E quando è che ti fanno sapere com'è andata? Ufficialmente per cena, mentre ufficiosamente Valerio, il produttore, ha detto che mi farà una chiamata lui e mi dirà all'incirca com'è andata. Ma piantala lì di tirartela, è andata alla grande, no? Tieni duro. Oh, guarda che vogliamo vedere l'impronta delle tue mani nel cemento, come a Hollywood. Ti prego, fallo almeno per me. Questa pazza della tua amica non si regge più. Ma senti chi parla! Non lo so, la verità è che sono tutte molto più carine e agguerrite di me. Ascolta, io e Angela incrociamo le dita per te. Prometti di mantenere l'adrenalina al massimo. E chiama appena ti dicono qualcosa. Ve lo giuro. Grazie, ragazze. Ciao bella! Ciao bella! Ciao! Ciao! Certo, volevo solo qualche altro ragguaglio sulla nostra operazione. È andata in porto? Sai, Roberto, le altre hanno già fatto qualcosa in televisione. Cioè, mi stai dicendo che ci sono problemi? Assolutamente no. La tua Elena alle prove non è stata proprio il massimo, ma è una bomba. Buca lo schermo. Però questo tu già lo sai. Certo. Dovrà essere istruita, guidata, ma ormai è fatta. Dobbiamo solo decidere se sarà sola o affiancata da qualcun altro. Ho capito. Aggiornami su qualsiasi novità. È un progetto a cui tengo personalmente e lo voglio seguire fino in fondo. Tranquillo, Roberto. Ciao. A presto. Le rose sono splendide, Roberto. Non credo di averti ringraziato abbastanza. Sapevo che ti avrebbero fatta felice. Ora però mi devi scusare. Mi aspetta una giornata piena di impegni. Ah. Capisco. Però vedi di non fare troppo tardi, eh? Per questa sera è prevista una cenetta molto particolare. Ah, sì? Oh, sì, ma niente di speciale. E poi sei nelle mie mani, fidati. E potremmo continuare la serata in intimità. Non so, delle candele, un bicchiere di Bordeaux. Beh, allettante, ma temo che dovremo rimandare a un altro giorno. E perché? Devo restare a dormire fuori Napoli. Sì, ho un affare importante da concludere, non me la sento di guidare di notte. Non mi avevi parlato di questo impegno. No, lo so, guarda, non ne ho assolutamente voglia, ne farei tranquillamente a meno, ma è troppo importante. Non ti dispiace, vero? Si tratta di lavoro, quindi non insisto. Ci sarà sicuramente un'altra occasione. Forza, bello, non mi deludere proprio adesso. Cioè, siamo arrivati fin qui, non puoi tirarti indietro. Non lo sapevo che col computer si poteva parlare. Ci sono varie teorie. Secondo me è meglio farsi gli amici. Ok, download now, yes, no. Cosa faccio? Se poi mi piglio un virus come l'altra volta? Signora Teresa, cosa faccio? No, perché, che ne so io, per me è arabo. Fai, vedi di andare avanti, insomma, fai quello che devi fare. Ok, allora io vado. Vai, vai, vai. Picci, mi raccomando, non mi giocare brutti scherzi. È andata bene per ora. Che è successo? Siamo entrati nel sito del Book Crossing. A lei piace leggere? Sì, sì, molto. Anzi, mi faccio certi polpettoni. Però solo quando c'ho tempo, Ecco qua. Questo è tutto l'elenco completo dei punti di scambio. E io lo conosco, questo posto. Ci passo quando torno con la spesa. La prossima volta guardo se c'è un libro sulla panchina. È carina però questa cosa, non so. È un modo semplice di diffondere la cultura. Oh, ma ti sei addormentato o ti sei disconnesso? Però non si fa così con chi ti vuol bene. Ma che cosa c'è? Ecco qua.
Ah, è ufficiale. Il vulcano è un punto dove si fa book crossing. Ce l'abbiamo fatta. Ma grazie, grazie, che bello. Senti, adesso che dobbiamo fare? Prepariamo qualcosa? No, basta aspettare che arrivino i lettori. Bene, non vedo l'ora. Già, anche io. Michele, cercavo proprio te. Meno male che ti ho trovato. Posso? Mi dispiace, ma stavo uscendo. Non ho intenzione di farti perdere del tempo. Dobbiamo parlare di Elena. Non credo che abbiamo niente da dirci al riguardo. Beh, ci sbagli, perché sono molto preoccupata per lei. Beh, d'altronde l'ho sempre stata, ma adesso può stare tranquilla perché io e Elena ci siamo lasciati. D'accordo, Michele. Diciamo che per il passato ho avuto dei pregiudizi sulla vostra storia e in effetti ancora ne ho. Allora è tornata a ribadirmelo? Adesso Elena è libera e tranquilla di poter seguire la strada verso il successo, d'altronde come ha sempre voluto lei, no? Ti dicevo, dove forse mi sono sbagliata su mia figlia. Credevo che ad Elena gli facesse solo del male a stare con te. Ma adesso sta peggio. La vedo sbandata, incerta e senza punti di riferimento. Solo adesso capisco che è una ragazza fragile. Mi dispiace, ma la nostra storia è finita. Io non c'entro più niente. Ma non è vero. Tu sei un punto di riferimento per lei. Vedi, io e Rocco, con le nostre vite da vagabondi, non siamo mai riusciti a darle la stabilità di una famiglia. Marina, che cosa è venuta a chiedermi? Elena sta male e ha bisogno di te. E se non fai qualcosa in fretta, il tempo e la distanza vi allontaneranno sempre di più. Ed è un peccato, Michele, perché voi vi amate ancora. Perciò metti da parte l'orgoglio e torna da lei, prima che sia troppo tardi. Innamorati di me, anche se l'amore a volte ti fa male. È incredibile, da non crederci. Ha una voce eccezionale. Ma ha preso lezioni. Dice che ha sempre cantato, fin da quando era piccola. Anche se poi con me si vergognava. È un vero e proprio talento. Ma è possibile che nessuno se ne sia accorta alla terrazza, neanche Gio? Ma guarda, io credo che neanche la stessa Carmen si sia presa troppo sul serio. Grazie, bravo Filippo. Questa cosa mi risolleva. Non è da tutti i giorni incontrare un talento naturale. Sono perfettamente d'accordo. Beh, a questo punto tolgo il disturbo. Sono un po' stanca e ho un po' di sonno arretrato. Sì, vai, ti chiamo dopo. State con calma, mi trovi in albergo. Non scomodarti. Conosco la strada. Aspetto vostre notizie. Filippo, mi dai il numero di Carmen? Le voglio parlare personalmente. E vai, quindi l'hai fatta fuori con la gatta morta. Oh, vabbè, non è che ci vuole questa grande voce per essere meglio di quella. Vabbè, io ti assicuro che ieri sera quando ti ho sentito cantare mi ha fatto venire la pelle d'oca. Vabbè, ragazzi, non potete immaginare lo scorno che tenevo. Quelle cuffie in testa che quando canti ti senti tutta intronata così. Filippo di fronte che stava là che mi fissava. Una è brava. Poi così hai dato una bella lezione a quella cara Flavia. Sarà pure bella, ma se non sa cantare tenesse la bocca chiusa, no? E poi Carmen non solo una voce da paura, ma è una vera bellezza mediterranea. Giusto, infatti il mondo delle more, eccola. Cioè no, scusa. No, non ti preoccupare, tanto lo so, sono fuori gara. A questo punto io penso che la Starbucks dovrebbe puntare tutto su Carmen, non su Flavia. Ma hai ragione, secondo me Flavia dovrebbe andare a fare le consegne. Già mi vedo i cartelloni. Al San Paolo di Napoli, voci di donna, con Laura Pausini, Elisa Giorgia e la nuova rivelazione dell'inverno, Carmela! Vabbè, io preferisco Carmen, Carmen del Sol, che vi pare? È perfetto. Ah, mi raccomando, hai i capelli tenili sciolti, così fa più donna aggressiva, lettina, un po'. Sì, però mi raccomando, quando sei ricca famosa non ti dimenticare di me, che se non era per me non la facevi quella consegna. Ma ci pensate? Ho due amiche stelle dello spettacolo, Elena in televisione e Carmen alla Starbucks. Ragazze, calma, vi prego. Anche se mi offrono il posto di Flavia, chi lo dice che sono all'altezza? Noi lo diciamo, hai grinta da vendere, ma vedrai Filippo come si mangia il fegato quando tutti quelli del mondo dello spettacolo ti ronzano intorno. Il mio? Il mio. No numero, chi è? Dai, forza, rispondi. Pronto? Ciao Carmen, sono Eleonora Palladini. Eleonora? Dimmi, dimmi tutto. Se sei libera in questo momento, avrei bisogno di parlarti. Mi puoi raggiungere subito? Sono a casa. Subito? Sì, come no?
Signora, ha appena chiamato sua figlia. Ha lasciato detto qualcosa? Ha detto solo di salutarla e che avrebbe richiamato. Va bene, grazie, Luisa. Io qui avrei finito, vado di là a riordinare lo studio. Sì, certo. Adesso vediamo che succede. Cresca quello giusto. Mi sembri giusto. Vabbè, non ti scoraggiare, è solo il primo. Mm. Adesso vediamo. No, mollalo, so. Ma cosa c'entri tu col piccolo principe? Vabbè, sai, quello è il fatto che poiché si trova nello status di rospo, forse è interessato all'argomento. E comunque noi dobbiamo diffondere la cultura anche con quelli che non sono... Certo. Sono, no, magari non è interessato. Chi credeva che avesse un animo così romantico? Conosce? Sì, lui sa fare tutto. Se hai bisogno di aiuto per l'acqua, l'elettricità, cioè, insomma, è il mago del tuttofare. Tante volte le apparenze ingannano. Certo, sì, forse sì. E vabbè. Terry, allora, guarda che hanno lasciato un libro là sopra. Piccolo principe, il libro di Dio, ma fattene le mani qui. No. Che è successo? Problemi? Vieni, vieni, la spina vicino alla scrivania, dai. La quella sotto alla scrivania. Sì, è sempre. Si cambia tutto lì piano. Lo so. Eccolo qua, vedere. Sì. Sì, è lui. Che testa. È andato il buco cross. È andato via il primo lettore. Leggilo con attenzione, ti prego, leggilo con il cuore. Non si vede bene che col cuore. Ciao, Filippo. Ciao, Carmen. Siediti. Scusami, Carmen, se ti ho fatto venire con tutta questa fretta. Beh, non capita tutti i giorni di avere una sorpresa come questa. Ma tu lo sai che è una voce straordinaria. Beh, adesso divento rossa come un peperone, per piacere. No, davvero, Filippo mi ha sottoposto la tua prova e devo dire sono rimasta molto colpita. Tu hai delle grandi potenzialità e non puoi sottovalutarle. La Starbucks sta facendo delle selezioni. Stiamo cercando dei nuovi talenti da lanciare sul mercato nazionale. E perché non dare a te questa possibilità? Ecco, qui c'è un contratto fatto apposta per te. Si tratta di una posizione da corista nel nuovo disco di Flavio Fattori. Corista? Non male, no? Sono 3 settimane di contratto, per 800 euro a settimana. E lavorando solamente 5 ore al giorno mi resterebbe il tempo per fare altre cose. Certo, per continuare a fare delle consegne, per esempio. Ma santa polenta, ma perché viviamo in una società così ingiusta? Quella non si merita una corista come te. Lei si prende gli applausi e tu copri le stecche. Ma questo è il nostro compito. Gli incompetenti vanno avanti e noi dietro a prenderci le frustrazioni. Elisa, Giorgia e Flavia Fattori. Cioè, ma questa è l'ingiustizia peggiore dopo... Dopo? Dopo lo scippo del telefono che Bella ha fatto Meucci. Sì, però almeno in questo caso l'hanno preso lo scippatore. Insomma, no, volevo dire che insomma per me non è giusto. Oh, Carmen, non accettare. Così se ne accorgono tutti che è peggio di un trombone stonato. Ma scusa, ma Filippo, non sei vergognato di farci una proposta del genere? Figurati, era tutto contento lui. Gli uomini non capiscono proprio niente. Sì, ma Filippo ha toppato di brutto in amore. E non solo in amore, perché anche di musica non ci capisce niente. Ragazze, ragazze, scusatemi. Riflettete. Stamattina sono andata a fare una semplice consegna e ora mi trovo con un contratto in mano. Quanti 800 per 3?
2400. Che normalmente mi ci vogliono 3 mesi per metterli insieme, sbattendomi come una pazza tra il vulcano e le consegne. Questi qui sono soldi regalati. Non solo vado a fare una cosa che mi piace, ma mi pagano pure. Ma che vado trovando di più? Niente. Mi sa che mi hanno fatto fuori. Vabbè. Nel caso che metto, lungo o corto, sì? Salve Elena, sono Roberto, come stai? Senti, io sto aspettando una telefonata urgente di lavoro, quindi non posso stare al telefono. È proprio per questo che ti chiamo. Ho parlato con Valerio, mi ha chiesto di avvertirti. Valerio Freddi? Ovvio. Pare che il programma non si possa fare senza di te. Sei stata una rivelazione per tutti. Oddio, non ci posso credere. E che altro ti ha detto? Valerio ha rivisto la struttura con gli autori. Ti daranno più spazio all'interno del programma. E tieniti forte. Sarai presente in tutte le puntate, ma non come semplice valletta. Avrai la conduzione del programma con il presentatore. Oddio, tra poco svengo. Scusami un attimo, mi stanno bussando alla porta, eh? Arrivo. Che ne dici di un brindisi? Forte questo titolo, eh? Il corpo trasparente dalla fantascienza alla scienza. Cos'è, roba di cinema? Ma no, è una tavola rotonda organizzata dalla ERCE, che è l'associazione per la ricerca sul cancro. Ah. Allora, 19 novembre, congresso internazionale. Idea. E se vado da Michele e gli propongo di fare un bell'articolo, scritto da me, ovviamente? Provaci. Allora, la conferenza domani mattina alla Federico II. Io domani sera ho l'articolo bello pronto, glielo porto subito a Michele e poi magari... Ma stop! Carmen è arrivata, deve chiudere, dobbiamo andare. Ok? Sì. Ehi, noi andiamo. Grazie, ragazze, veramente. Non so che avrei fatto senza di voi. Senti, Carmen, io lascio il telefono acceso. Così se vuoi fare 4 chiacchiere... No, dai, ma non ti preoccupare. Avete già perso troppo tempo appresso le mie tarantelle. Allora, buonanotte. Buonanotte. Notte. Ciao. Ciao. Ma vuoi una mano? No, Barbara, ho quasi finito e poi vado a dormire. Dopo questa giornata piena di emozioni sono stanca anch'io.